Allora, benvenute nel video delle scoperte del mese. In questo video vi mostrerò vari prodotti che mi sono piaciuti e che ho provato in questo mese. Ma prima di iniziare, vi ricordo di essere iscritti al mio canale e di cliccare sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video e soprattutto di lasciarmi un commento se volete essere estratte per ricevere un regalino. Se non sapete di cosa parlo, aspettate la fine del video per scoprirlo. Allora, iniziamo con il primo prodotto che in questo caso. Si tratta di questo è latte corpo, no, anzi, è una mousse doccia dai fiori di ciliegio dell'Occitane. Pensavo fosse un balsamo doccia, e invece è una mousse doccia. Sì, non è una mousse, comunque fa lo stesso. Allora, il prodotto è questo. Ok, non so se l'ha messo. Comunque io ho una mini taglia che ho trovato nel vecchio calendario dell'avvento, ma allora, questa confezione è un 35 ml e l'ho usato varie volte. Comunque ho segnato il prezzo, eccolo qui, l'ho segnato 75 ml 5,50 euro, 250 ml 15 euro. Allora, cosa dire? È un prodotto valido, scusate un attimo solo. Sento abbaiare. Ok. È un prodotto valido comunque sia, perché allora dice aspettate, mousse doccia. No, infatti poi nell'inglese c'è shower gel e sì, effettivamente è un gel doccia, non una mousse doccia. Che comunque sia un buon potere pulente ed è fa una bella schiuma, si risciacqua velocemente ed è facile da rimuovere. Durante la doccia lascia nel bagno con l'acqua calda un buon profumo di fiori di ciliegio, anche abbastanza delicato, è delicato sulla pelle, non la secca. Dopo io vado ad applicare la crema corpo, ma però non ce n'è questo grandissimo bisogno. E sì, è valida, però deve piacere il profumo ai fiori di ciliegio. A me non fa impazzire, è delicato, fiorito, non è una profumazione che sceglierei, ecco, però fa egregiamente il suo lavoro e poi anche l'inci non è affatto male. E adesso andiamo avanti, anzi, metto in pausa perché devo capire perché sta abbaiando così tanto. Io a questo punto mi piacerebbe poter registrare la telecamera per che vediate l'esterno, che sentivo tutti i cani abbaiare e dico: ma cosa è successo? No, perché è sera ormai, quindi non c'è un corriere, non c'è niente a quest'ora. Anche se ho avuto un corriere che è venuto anche alle 8 di sera, quindi potrebbe anche essere. Ma no, c'era un capriolo che tranquillamente. Capriolo o daino? No, era un daino dalle corna che passava tranquillamente per la strada. Tutto normale. Allora, se vedete su Instagram, normalmente ho delle foto di questi passaggi tranquilli. E allora noi giriamo pagina e andiamo avanti. E vi mostro, sì, tema molto, molto normale, è il deodorante della Dove. Questo è l'Invisible Care Floral Touch. Quindi quello floreale, fiorito. Allora, è questo qui. Dicevo che era questo qui. Ok. E mi era piaciuta molto la versione classica, quindi avevo deciso in promozione di provare anche questo. Allora, 30 ml, l'ho segnato, 2,99 euro, ma in promo l'ho pagato 1,49 euro da Tigotà, anche questa cosa interessante. Sì, mi ricordavo, il profumo è fiorito, delicato, fiorito. La versione classica è fantastica, ma anche questa non è affatto male. Allora, prima di tutto, dice di essere antitraspirante, 0% alcol, durata 48 ore. Posso dire tranquillamente che è 0% alcol, sì, perché l'ho visto nell'inci. Poi oltretutto che non irrita la pelle, è molto delicato ed anche la pelle più sensibile è delicato e che duri 48 ore, non ve lo so dire perché non l'ho mai provato per 48 ore, sinceramente. Però devo dire che è valido ed è come la versione classica, tranquillamente dura tutto il giorno, mi fa sentire sicura tutto il giorno. Una volta applicato asciuga velocemente, ci si veste subito, non lascia le strisce bianche durante, mentre ci vestiamo, non lascia quelle strisce antipatiche bianche nei vestiti, non crea aloni né sui vestiti chiari né sui vestiti scuri, quindi perfetto. Mi è piaciuto. Sicuramente per alternarlo alla versione classica, anche
Anche questo approvato sicuramente. Ed basta, guardavo per l'inci, ma sì, classico, ma non alcol. Andiamo avanti. Allora, l'ultimo prodotto invece per me è stata una vera scoperta. Ne sentivo parlare bene online nelle varie recensioni e l'ho voluto provare anche io. Si tratta di questa crema all'aloe, crema mani biologica della linea pH Bio che si trova alla Lidl. Allora, 75 ml, 2,19 euro, esatto. Questa qui, sì, l'ho segnato sopra il prezzo per ricordarmelo. Comunque la crema è questa, quella all'aloe. Inci, l'ho guardato, ragazze, è completamente verde, cioè, vero. Poi certificazione biologica con le certificazioni che sono ed è quel prodotto biologico certificato senza parabeni, paraffine, oli minerali, DEA, PEG, SLES, SLS e oltretutto con estratti vegetali 100% bio, è vero, e oltretutto è realizzata in Italia. Quindi ci piace. Allora, è una crema che ha una bella texture, un buon potere idratante, basta poco prodotto, assorbe velocemente, si stende bene, non lascia scia bianca. Nutre davvero la pelle, la lascia bella morbida, bella idratata, bella bella, mi piace. Se proprio vogliamo trovarci qualcosa di non negativo, ma una pecca, il profumo. Il profumo non è il massimo, però è anche vero che non ha profumazioni artificiali, quindi è un profumo di crema mani, tipo quella, adesso non vorrei paragonarla a un prodotto assurdo, però mi ricorda un po' la crema della Nivea come profumazione, anche se sono uno l'opposto dell'altro, proprio gli opposti. E comunque sia, è una crema valida, davvero valida. Mi è piaciuta tantissimo, l'avevo sentita parlare bene di questa linea, ma la crema, cioè, guardate, è assorbita, però lascia le mani davvero morbide. Se vogliamo in inverno un impacco un pochino più generoso, ne applichiamo un po' di più. Ci dormiamo sopra, davvero, le lascia morbidissime, stra consigliato. E adesso sono curiosa di sapere anche se a voi avete provato qualcuno di questi prodotti, come vi siete trovate, se vi sono piaciuti. Fatemelo sapere ed mi raccomando di mettervi un like se vi è piaciuto il video e di lasciarmi un commento. E alla prossima, Ciao, ciao! ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!